Buonasera amici, benvenuti. Questa sera al Ticket to Ride abbiamo un ospite importante qua al salottino, perché è un nostro caro amico, un nostro iscritto al canale e ci conosciamo da un po' di tempo. Abbiamo con noi Federico di Random Motori 1987. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Una bella emozione. Cioè, è una bella emozione a sentire Paolino. Bene, come stai innanzitutto? Benone, molto bene, a parte la voce che è andata. Guarda, purtroppo sono i climatizzatori che ci mettono un po' così. No, a parte perché io, scusate, perché io faccio anche karaoke in giro nei locali, allora perdo un po' la voce perché urlo. Poi suono da un po', ormai da troppi anni, per quello. Allora, caro Federico, il tuo genere musicale preferito qual è? Ah, oddio, allora, potrebbe essere dal blues al rock di anni 70, anni 80, anni 90, oppure mi piace Steve Vai, Jimi Hendrix, Joe Satriani, tutti altri. Ottimo, quindi siamo praticamente su un genere rock, hard rock. Poi mi piace anche, scusate, mi piace anche il chitarrista, purtroppo, che è scomparso da un bel po', B.B. King, Pino Daniele, ci sono tanti artisti, tanti. Bene, bene, bene. Tu in questo momento so che sei sotto le grinfie di un grande maestro. Più che sì, il grandissimo maestro, carissimo amico mio personale, ma anche del salottino blues, è veramente un caro amico, Umberto Ronco. Quindi certo. Sei sotto lui adesso. Sotto lui, e grazie a lui sto piano 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 migliorando a suonare la chitarra, grazie a Umberto Ronco, ovviamente grazie a lui, perché sennò col cavolo mi sognavo di migliorare, ovviamente. Chiaro. Beh, anch'io ti dico la verità, devo ringraziare alcune persone che ci danno la possibilità di fare queste interviste, che sì, è Massimiliano, certo. Dato che lui è praticamente il fautore, sì, di questo format, Ticket to Ride. Massimiliano si impegna a far crescere il nostro salottino, sì, Facebook del salottino blues. Se, certo, non ci fosse Massimiliano, io sarei un po' pesce fuor d'acqua, sarei proprio in solitaria. Quindi, visto che eravamo nei ringraziamenti, mi è sembrato dovuto ringraziare anche Massimiliano, certo, anche, certo, Alessandra Penetta, che anche lei è una persona fantastica. Le tue, certo, chitarre preferite, Fede? Oddio, allora, proprio col tutto il cuore, Ibanez, solo Ibanez. Ah. E ho avuto nel passato ormai di più di 6 anni fa, anche di più, forse anche di più, ho avuto una Ibanez SA Orange, poi da lì mi è nata la passione solo Ibanez. Ottimo. E mi sono innamorato di questa, adesso che ho questa qui, Ibanez. Ah, bello. Molto bella. E ha un suono bello, bello incazzato, come piace a me. Ah, e perché ha dei pick-up molto spinti e basta, solo quello. Va bene. Poi ha il manico perfetto, tutto. Per il tuo genere musicale è perfetta. Quasi, quasi perfetta, quasi, quasi. Ottimo. Tu più o meno a che età hai iniziato a suonare la chitarra? Bella domanda. Ho iniziato esattamente a 12-13 anni. Ah. 12. Ho iniziato abbastanza presto, perché avevo dei miei compagni di classe, parliamo ormai di più di nell'anno 1996, anzi 96-97, e c'era mio compagno di classe che portava molto spesso una chitarra acustica orribile, lo dico con tutto il cuore, non voglio offendere il mio caro compagno di classe, se no mi sta guardando in questo momento su YouTube, ovviamente, e aveva una chitarra, una Yamaha, qualcosa del genere, ma vecchissima, acustica, e da lì mi sono un po' appassionato di vari strumenti.
non solo di chitarra, di tanti altri strumenti. Molto bene, molto bene. Quindi la musica per te che cos'è fondamentalmente? Per me la musica è la vita, cioè ti fa buttare fuori tutto quel che hai, ovviamente, anche la rabbia, tante altre cose. È vero, anche per me è più o meno la stessa cosa, è un po' la mia valvola di sfogo, no? Certo. Quando ho bisogno di rilassarmi, di sfogarmi un po', mi butto sulla musica, sulle mie chitarre, insomma la mia passione. Certo. Parliamo un po' del tuo canale YouTube. Oddio. Insomma, c'hai dei bei video, lavori tanto. È abbastanza. Sì. Ho iniziato. Cosa? Ho visto che hai anche un bel po' di follower che ti seguono. Come hai iniziato? Allora, è iniziato con una scommessa con un mio caro amico. Ovviamente carissimo amico. Mi ha ripreso. Mi ha fatto un video a me di più di ormai sono quasi 9 anni su YouTube che sono su, e c'era questo mio amico qua, però nel primo canale, non su questo canale che ho attualmente adesso, è un vecchio canale che ho prima, dove registravo dei video dove rappavo, facevo il rapper. Ah. E da lì il mio amico mi fa: dai, buttati giù, buttati a fare video su YouTube, vedrai che farai un grande successone con i tuoi fan, no? E lì ho caricato il mio primo video dove rappavo una canzone a caso che avevo scritta io a momento, e da lì è nata la passione di fare i video, e da lì non ho più smesso. E sono 9 anni e mezzo, quasi 10 anni che sono su YouTube. Ah, bellissimo. Sì, poi adesso faccio un altro tipo di format, e faccio tipo vlog o live, oppure interviste in live su un programma dove puoi invitare più persone, oppure faccio un po' di tutto. Primi anni facevo gameplay. Ah, ho capito. Quindi, che tipo di attrezzatura utilizzi? Oddio, forse troppa, Paolino. Forse troppa, onestamente. È un po' il male di noi youtuber, no? Che compriamo. Vabbè. Allora, di recente ho comprato quella scritta lì, quella con scritto On Air. Arbella. Poi ho il telefono questo qui. Okay. Il Realme 8, non Xiaomi, okay. Realme 8. Poi ho come un altro telefono, c'ho questo, il Xiaomi Redmi Note 7, però non lo uso come registratore per registrare video. Poi ho qua sotto, c'ho tutti gli attrezzi dove ho le GoPro. Ho la telecamera. GoPro? Sì, la uso per quando devo fare i video in auto, cioè è più comodo. Perché la GoPro piccolina, cioè è più comoda. Poi c'ho una videocamera che ti ho fatto vedere forse un paio di giorni fa, che è appena arrivata, con 5K, sì. Poi c'ho dei microfoni wireless, quelli che si attaccano alla maglietta. Poi c'ho un altro microfono della Rode che ce l'ho qui davanti. Poi c'ho un microfono dalla Sinco, sempre uguale a questo. Mezzo fucile, okay. Questo è un fucile, quello mezzo. Ok. E basta, solo quello. Questo è l'ultimo microfono che dicevi che hai acquistato, quello che stai utilizzando adesso, vero? Sì, questo qua che sto utilizzando ora, e questo qua che è un Amun, me l'ha consigliato il caro Umberto Ronco, me l'ha consigliato lui, di un microfono abbastanza buono per rendere migliore la voce. Una bella voce, si sente proprio bene, bella chiara la tua voce. Si sente molto. E poi sto usando un programma che mi ha consigliato sempre il grandissimo Umberto Ronco, che si chiama VoiceMeter, che è un piccolo mixer dove puoi regolare la voce. Bello, comodo, insomma, una cosa molto comoda. Sì. E poi te la rende molto meglio la voce, onestamente. Ottimo. Insomma, dai, come tutti noi, anche tu, vedo che hai investito un po' di soldini per fare questo hobby lavoro. Sì,
Sì, sì, diciamo sì, che sì, è un po' un hobby lavoro lo youtuber, finché non diventa un vero lavoro come quelli che hanno veramente tanti tanti iscritti, un po' come Umberto, lui ha parecchi iscritti sul suo canale, ma poi lui la musica è proprio il suo lavoro al 100%, certo, diciamo che noi è un po' più a livello hobby. È possibile farlo sentire il mio suono? Prova la chitarra? Sentire solo la chitarra. Tu praticamente vai in digitale? Sì, in digitale. Io uso un programma che mi ha consigliato Umberto Ronco sempre. Un programmino dove ci sono vari suoni di vari chitarristi, ovviamente. Okay. E io uso principalmente un suono veramente che mi piace da morire, che mi ha dato Umberto sempre, che è questo. Ah, un crunch un po'... Sì, anni... cioè, abbastanza forte. Abbastanza bello, forte. Bello. Molto bello, molto bello. Senti, una domanda che io faccio un po' a tutti quando passano qua al salottino. Sì. Più o meno la faccio un po' a tutti. Un musicista che ti piace vedere dal vivo? Che ti piacerebbe vedere dal vivo? Quale... Ovviamente il grande... Allora, ovviamente... Sono un grande fan Steph Burris. Poca roba. Cioè, perché mi piace il suo modo di suonare, diciamo, come piace, cioè molto è più, cioè molto tipo mio stile, diciamo, mio stile. È un gran chitarrista, è un gran musicista. Mi piace la tecnica anche quando fa. C'è queste cose qua, però posso far vedere un po' meglio, faccio vedere un po' meglio la tecnica, qua. C'è. Sì, cavoli, c'è tanto lavoro, tanto studio, tanta preparazione su questi generi musicali che io... dico la verità, non sono bravissimo su quei generi lì, perché non sono... un grande bassista sulla tastiera, sono molto pigro da quel lato, cioè, ma anche perché personalmente non mi piace suonarlo, no? E quindi quando non ti piace suonare una cosa ti diventa anche molto difficile da imparare. Certo, è vero, quella hai ragione, vero. E quindi, però mi piace tantissimo sentire appunto i musicisti come... quello che hai nominato tu, come Keith Hammett, per esempio, Metallica, Adriani, cioè tutta questa gente mi piace vederla, ascoltarla, perché sono veramente dei fenomeni, è vero o no, Federico? Sono certo, è vero, quello è vero, sono dei mostri. Quelli sono dei mostri. In una maniera allucinante, no? Sì. Sono pazzeschi. Poi c'ho anche questo suono che usi ogni tanto anche tu, Paolino. Bravo, questo mi piace un po' di più. Sì, questo crunch che tende ad andare sul più pulito. È un suono che utilizzo, hai ragione, che utilizzo anch'io, perché appunto... No, poi posso far vedere un plettro che mi ha regalato un mio caro maestro? È questo qua. Ah, bello. E poi ha un suono veramente meraviglioso. Senti. Sì. Beh, sai che avevamo fatto tempo fa una live sui plettri, no? In certo, Morti. È vero. È stata divertentissima, abbiamo voluto appunto dimostrare che i plettri sono fondamentali, no? Cambiano molto i suoni, certo. Poi sono molto soggettivi, no? Ognuno di noi ha il plettro preferito, no? Tu mi hai fatto vedere questo, che è il tuo preferito, ognuno di noi... ha il suo plettro preferito, poi certo. Io ne ho tanti, però ho sempre quello solito in tasca straconsumato, perché no, io ho un plettro preferito che purtroppo mio caro amico non c'è più, mi ha abbandonato, ci aveva lasciato da poco, cioè anzi di più di, oddio,
sei anni di più, 6-7 anni ormai, anche di più forse. Okay. E mi ha regalato questo qui. Ah, cioè me l'ha fatto lui a mano. Pensa a te. Poi ha un suono. Bello. Ha un bellissimo attacco, mi piace. Sì, mi piace. Sì. È in fibra di carbonio. È in fibra. Ah, fibra di carbonio. Sì. Caspita. E me l'ha fatto lui, grazie a lui, perché sennò col cavolo me lo sognavo un plettro così bello. Perché sai che Umberto mi ha regalato un plettro in Kevlar. Ah beh. Fantastico, 2 mm è pazzesco, veramente. Però senti che attacco che ha. Cioè, è molto caldo. Cioè, carbonio, sai, comunque è un materiale molto duro, resistente, però che ha questo attacco bello brillante, no? Poi se io metto suono, quello di prima, quello con delay, e senti che suono che c'ha, molto bello. Sì, ha un bel attacco, mi piace, sì. Bello aggressivo, mi piace. Sì, va ma bene. Poi... Sì. Io direi che ci siamo divertiti, abbiamo passato questi 20 minuti insieme a scoprirti un po', certo. A scoprire un po' le tue passioni, ed è bello, mi piace appunto il salottino per questo motivo. Vengo un po' a farvi queste piccole domande e a conoscerci meglio, e chissà, magari un domani, in futuro, magari la faremo in tre, io e te, Umberto, una bella chiacchierata. Speriamo più presto possibile. Speriamo, magari dal vivo verrò su a casa tua a farci al mio piccolo bella... al mio piccolo studietto, dai, piccolo studio, dai. Verremo a trovarti nel tuo piccolo studio. Bene, Federico. Soprattutto anch'io vorrei venire nel tuo. Vorrei venire a vedere il tuo studio. Per quello lo so. Qua è sudore, fatica e investimenti. Giusto. Bene, Federico, mi ha fatto veramente tanto piacere. Spero di risentirci presto. E poi, vabbè, seguici ancora nelle nostre live. Seguo molto volentieri. Ma molto volentieri. Ci divertiamo sempre. Buona serata Federico, ci sentiamo. Grazie. Prossimamente. Ciao. Ci sentiremo presto, ciao.